Socrate, allora io inizio con questa in sua brevissima introduzione. Se c'è un autore di terza che vi può far appassionare alla filosofia, è senza alcun'ombra di dubbio Socrate. Socrate è uno dei giganti del pensiero antico, a partire però da una situazione che può sembrare contraddittoria e problematica. Cioè, Socrate è un gigante del pensiero, è probabilmente l'emblema della filosofia. Socrate è un personaggio filosofo affascinante, nonostante Socrate non abbia scritto nulla. Dunque, prima di parlare di Socrate e del suo pensiero, dovremmo oggi affrontare questo problema, il problema della assenza di scritti diretti di Socrate. Perché è un problema. Alcuni in un certo momento hanno dubitato addirittura dell'esistenza di Socrate. Socrate è esistito, abbiamo tantissime fonti che ce lo raccontano. Però per arrivare al pensiero di Socrate dovremmo capire quale esso sia realmente, poiché è sempre un pensiero filtrato dagli occhi, dai racconti, dal pensiero di altri autori. Va bene? Detto questo, vedremo un filosofo che è passato la storia per essere il filosofo dell'uomo, il filosofo che inizia a indagare l'uomo, il filosofo della virtù, il filosofo della correttezza, il filosofo dell'indagine, il filosofo innamorato della città, il filosofo che rispetta le leggi anche quando le leggi lo condanneranno a morte, il filosofo condannato a morte anche per le sue idee, il filosofo che non fugge di fronte alla morte, alla condanna, quando gli allievi, Critone su tutti, avevano già organizzato la fuga del maestro, e il filosofo della dolce morte, del prendere la cicuta con calma, serafico, salutando gli allievi, abbracciandoli, guardando la moglie, guardando i figli. Cioè, è un personaggio diventato talmente l'emblema della filosofia che addirittura gli scritti dei filosofi precedenti Socrate sono stati definiti scritti presocratici. Addirittura i filosofi antecedenti il pensiero di Socrate sono definiti presocratici, ma io nell'altra lezione vi ho detto che è un errore. Non si può parlare di presocratici. Protagora è contemporaneo a Socrate, Democrito è contemporaneo a Socrate, e tutto il pensiero di presocratici è un pensiero autonomo, degno, elevato, a prescindere dal Socrate, quasi come un sorta di Cristo, rispetto al quale vi è un prima di Cristo, un dopo Cristo, un prima Socrate, un dopo Socrate. Noi non dobbiamo trasformare Socrate in un Cristo ante littera. Però talmente è stato amato e odiato, talmente ha ricoperto un ruolo importante nella vita di Atene, soprattutto negli ultimi anni del 400, che Socrate è diventato, no, un personaggio emblematico, è diventato l'emblema della filosofia. Cerchiamo di capire in questa introduzione alcuni fondamentali passaggi del suo pensiero. Socrate nasce ad Atene nel 470 e morirà nel 399 dopo il celeberrimo processo che la città, attraverso la figura di alcuni sofisti giovani, Anito e Meleto, che lo hanno appunto condannato, sul processo che la città porta avanti contro Socrate. Socrate è il filosofo dunque condannato a morte, processato, condannato a morte, che ci verrà descritto da diverse fonti come Policrate o come Platone, che si difende dunque fino alla fine rispetto a questa condanna a morte, che però accetterà e porterà dunque a compimento il suo destino di morire rimanendo fedele alla città. Nasce, dicevo, ad Atene, vive tutta la sua vita ad Atene e trascorre la sua vita ad insegnare ai giovani. Che cos'è la filosofia per Socrate? La filosofia è innanzitutto un insegnamento, ma è un insegnamento finalizzato a che cosa? È un insegnamento finalizzato a conoscere la verità. Ma dov'è la verità? La verità è dentro di noi. Il nucleo portante, il pensiero di Socrate, è la ricerca della verità. La verità, ancora una volta, contrapposta alla doxa, ma la verità
non è figlia di un'indagine naturalistica, non si occupa di indagine naturalistica, non è figlia di un'indagine cosmologica, è figlia di un'indagine interiore. La verità alberga nell'uomo e ricercare la verità significa guardare dentro se stessi. Cos'è fare filosofia? Fare filosofia è ricercare la verità. Ma dove risiede la verità? Dentro ogni uomo. Come si ricerca la verità? Dialogando con noi stessi e con gli altri. Il dialogo. Socrate, il filosofo del dialogo. La verità giunge al termine del dialogo che ogni uomo deve intraprendere con se stesso. Dialogare con se stessi è difficilissimo, ogni uomo deve avere questa capacità, e del dialogo che si inizia, che si porta avanti con gli altri. Dialogare con se stessi, dialogare con gli altri. Questo è il compito del filosofo. La filosofia è dialogo. E già qui vi ho risposto al primo grande problema, vi ho risposto alla prima grande anomalia del socratismo, del perché non scrive nulla. Socrate non scrive nulla perché la filosofia è un dialogo incessante alla ricerca della verità che alberga, che è dentro noi stessi. Ma la verità, se è una ricerca, deve essere una ricerca incessante e costante. Se la verità giunge al termine del dialogo, se la verità è la ricerca della verità, essa non può mai fermarsi. La scrittura ferma il pensiero. La scrittura, il nero su bianco, ferma. Mettiamolo nero su bianco. Cosa si vuol fare qui? C'è quello. Stabilizziamo il pensiero. Senti, siamo arrivati qua. Mettiamo nero su bianco in questa lettera, in questo contratto. Cosa ci siamo detti, cosa abbiamo stabilito? Vuol dire fermare, darsi dei punti fermi, fissi. Socrate dice che ogni punto fisso è in realtà un punto mobile da cui inizia nuovamente la ricerca. Dunque, poiché la filosofia è ricerca, poiché la scrittura bloccherebbe la ricerca, la filosofia è dialogo orale. Socrate è il filosofo dell'oralità. C'è il primato della oralità, della ricerca, della filosofia orale su quella scritta, ma un primato talmente primato che non scriverà nulla, mentre il suo più famoso allievo, che diventerà anche il più importante e famoso filosofo dell'antichità, Platone, scriverà tanto, più di 30 dialoghi, diverse lettere. Ma allora il suo allievo migliore non già riconosce l'aspetto principale del socratismo, cioè l'oralità? No. Proprio perché esalta l'oralità e ha paura che tutto prova dal contempo perso, dirà: io faccio filosofia oralmente. E Platone teneva lezioni di continuo, ma salva attraverso la scrittura alcuni contenuti, alcuni temi del suo fare filosofia. Ma che forma di scrittura sceglie Platone? Il dialogo. Platone scriverà più di 30 dialoghi, sceglierà come forma di scrittura il dialogo, come atto d'amore verso il suo maestro. Il mio maestro non ha scritto nulla perché il dialogo era dialogo orale vivo. Io continuo a dialogare oralmente in maniera viva con i miei allievi, ma nel frattempo, oltretutto, lascio dei dialoghi scritti che testimoniano il pensiero. Poi Platone amerà talmente Socrate che lo renderà protagonista di tutti i dialoghi, e soprattutto dirà che tutto quello che sta emergendo della sua teoria è in realtà di Socrate. Non è vero. Poche cose del platonismo sono autenticamente di Socrate. Tutte le maggior teorie platoniche sono frutto di Platone. L'avete capito? Però Platone talmente ama il suo maestro, lo esalta, talmente gli è debitore che attribuirà sempre la paternità di quanto lui va dicendo, scrivendo, teorizzando al suo maestro. E nei dialoghi di Platone la verità emergerà sempre attraverso il protagonista personaggio di Socrate, cioè nei dialoghi di Platone, Platone parla per bocca di Socrate, è un atto d'amore totale. Veniamo noi, tutte e tutti avete capito perché non scrive? Non scrive perché la filosofia è dialogo vivo, è dialogo incessante, la filosofia è oralità e la scrittura è nemica della ricerca perché arresta questo slancio, questo potremmo dire anelito verso la ricerca della verità, che dove risiede? In noi stessi. Socrate fa proprio il celeberrimo motto dell'oracolo di Delfi.
L'oracolo di Delfi, sacerdote, la Pizia, erano del sapienti presso cui si recavano uomini politici, militari, uomini d'affare, a chiedere che cosa? La lettura del futuro o avere degli squarci appunto su quello che poteva accadere, un giudizio etico, morale, politico per poter affrontare le grandi sfide militari, politiche, economiche. E spesso, voi dite, sarei in grado di fare il saggio anch'io se la risposta è quella, il loro rispondeva l'oracolo: cerca in te stesso. E cioè, questo non ho trovato niente. No. E il problema è che la ricerca in noi stessi è molto lunga. Avete capito? Cioè, può sembrare una brutta faccia, io faccio tanti chilometri, 70 chilometri a piedi, 150 chilometri a cavallo per andare all'oracolo di Delfi, arrivo, cosa mi dice? La risposta è dentro di te. Ti rispondi, ma allora potevo risparmiare 150 chilometri se la risposta è dentro di me. E il problema è che noi spesso non abbiamo la forza, la capacità di cercare dentro di noi, ed è la ricerca più ardua. Per risponderti alle grandi domande sulla vita, devi innanzitutto interrogarti e cercare dentro di te le risposte. Conosci te stesso. Perché, ragazze e ragazzi, Socrate sarà un autore, uso un termine inglese, evergreen. Ma quando potrà passare di moda una filosofia di questo tipo, che poi è la base di molte filosofie anche orientali, o New Age di oggi, o anche direi del buon senso? Socrate, con il punto di fuga del conosci te stesso, tra centinaia di anni, se ci saranno ancora noi uomini con effetto serra, se i robot non ci avranno distrutto, se ci saranno, o i robot hanno una saranno senzienti, anch'essi andranno a dire dove sta la verità, il robot dirà in me stesso. Perché quando c'è una coscienza, e il robot sarà autonomo quando ha una coscienza, il robot che sia, o l'uomo, noi di sicuro, avremo sempre quel momento in cui diremo: la risposta sta dentro di me, sia nel futuro scelta universitaria, ma la risposta non starà nel professor Saudino che può consigliare in quinta, non starà sicuramente in mamma e in papà, e tutti questi soggetti vi possono anche influenzare, ma quello che vorrete fare voi, per cui voi vi siete portati, in cui voi vorrete spendere mesi, mesi, anni, anni di studio, lo trovate soltanto se cominciate a guardare di voi. È chiaro, su una cosa abbastanza semplice che vi capiterà nella vita. Questo è il nucleo portante di Socrate, il dialogo incessante alla ricerca della verità. Ma questo di cui parleremo è realmente Socrate? Per studiare Socrate dobbiamo incrociare delle fonti, perché non avendo scritto nulla, già questa cosa che vi ho detto, che la filosofia è dialogo, potremmo mettere in discussione, ma siamo sicuri che sia dialogo? O invece è altro? Chi ci dice che questo era il pensiero di Socrate? Vediamo quali sono le principali fonti socratiche. Innanzitutto Platone, però la fonte più pericolosa, perché l'allievo, perché l'innamorato, anche in quel senso omofilo di cui abbiamo già parlato, cioè l'omofilia e l'orizzonte culturale e sentimentale anche sessuale del mondo greco, cioè l'uomo chiama l'uomo, il maschio chiama il maschio, a prescindere dal fatto che avessero le loro mogli. Socrate aveva una moglie, lo vedremo nell'Apologia, no, appunto nel film che vi farò vedere, Santippe, o vi racconterò qualcosa tra poco. Santippe è un personaggio molto forte di carattere, si arrabbia spesso con Socrate, poi vi dirò perché. Socrate aveva la sua famiglia, ma amava amoreggiare anche con i suoi allievi. Era un orizzonte abbastanza usuale nel mondo politico, filosofico, artistico o anche, ho detto, militare, tra il generale e i propri ufficiali. Dunque, questo è l'orizzonte greco, ok? Che non è l'omosessualità. C'è anche l'omosessualità, questo è l'omofilia, che è ancora un'altra cosa, va bene? Omofilia, l'omofobia è l'opposto, ovviamente. Quali sono le fonti? Platone, nonostante questo problema, è chiaro che Platone ci racconta tanto, negli scritti giovanili soprattutto, nei dialoghi giovanili ci racconta molto di Socrate, Socrate è alla ricerca della virtù, ci racconta il processo Socrate, è una fonte, una miniera d'oro, e noi sappiamo, incrociando le fonti, che molto di quello che ci racconta Platone è vero, certamente è esaltato, ok? Nel simposio di Platone, Socrate protagonista, come sempre, Socrate regge il freddo,
più di tutti gli altri. Così gli altri hanno freddo, erano in battaglia, Socrate reggeva quelle basse temperature e tutti bevono e si ubriacano, ma Socrate regge l'alcol più di tutti gli altri. E Socrate, quando sono scenati di gelosie, mantiene sempre la plomb, la freddezza. C'è Socrate, Platone lo esalta, lo rende effettivamente quasi un super filosofo, cioè sempre con la risposta giusta e sempre pronto a decostruire l'argomentazione altrui, non si fa mai prendere, diciamo, dai sentimenti, dalle passioni più sfrenate, sa sempre tenerle a bada. Probabilmente questo è un'esagerazione, non c'è questo. Ma il fatto che il nucleo della filosofia sia il dialogo, la virtù, la ricerca, la fedeltà ad Atene, che ci racconta Platone, è ritrovabile in altre fonti, quali ad esempio Aristotele, che è l'allievo di Platone. Voi vivrete in questi mesi un trittico incredibile: Socrate è maestro di Platone, Platone è maestro di Aristotele, con questa anomalia: Platone fedele a Socrate per tutta la vita, Aristotele in rottura totale con Platone, tant'è che platonismo e aristotelismo sono due matrici filosofiche e culturali diverse che nel Medioevo, nella storia dell'arte stiamo facendo adesso, o anche in italiano, letteratura, ritornano. L'aristotelismo è una prospettiva, il platonismo è un'altra. Poi nell'umanesimo, nel Rinascimento, si incrociano anche. Aristotele rompe con Platone, invece Platone continua nel solco di Socrate, ma sono allievo maestro, scusatemi, maestro allievo, maestro allievo. Le altre fonti che vi ho segnato sono molto molto interessanti, perché sono due fonti critiche di Platone e, usando due termini oggigiorno in politica rimescolati, destra e sinistra, che io li utilizzo un po' come la rivoluzione francese, destra intendo conservatore, sinistra progressista, abbiamo due critiche, due fonti, ma critiche, non che esaltano dunque Socrate, importanti. Partiamo da Aristofane, che è il grande commediografo, autore delle Troiane ad esempio, e il grande commediografo, autore delle Nuvole, che ci racconta di Socrate. Ad esempio, nelle Nuvole, Aristofane ci ubica sulle nuvole, in un pensatoio sulle nuvole, Socrate, e ci descrive Aristofane Socrate come un uomo sempre a voler insegnare, intento a voler insegnare ai ragazzi cose però futili, che distolgono i giovani dall'attenzione per le cose terrene importanti. Socrate, con il suo pensatoio sulle nuvole, distrae i giovani insegnandogli, sofista, come fosse un sofista, ad andare con giochi di parole a scardinare, a demolire la realtà, ad andare, prima accusa che leggete nell'Apologia, a indagare le cose sottoterra o quelle che stanno in cielo. Anziché di insegnare ai giovani ad occuparsi della realtà, gli insegnerà ad andare ad indagare ciò che c'è sottoterra o ciò che è in cielo, dunque a distrarre i giovani. I vecchi valori di Atene, Aristofane li difende, dice Socrate, sei un uomo che sta distraendo, disturbando, diseducando i giovani. Socrate, che ha dedicato la sua vita ad educarli. Ma io cosa gli sto dicendo ai giovani, dirà? Gli sto dicendo che sono ignoranti, cioè che se sanno di non sapere andranno alla ricerca di se stessi, indagando dentro se stessi. Okay? Seconda critica, da sinistra. Dunque non da un vecchio aristocratico come Aristofane, ma da un democratico. I democratici sono stati scalzati dal potere i primi anni del 400 da un colpo di stato dei 30 tiranni, ci tornerò nelle prossime lezioni. Dunque il governo democratico di Atene è stato scalzato da un colpo di stato di 30 tiranni, tra cui vi è anche Crizia, che è stato un uomo, okay, che ha ascoltato le lezioni di Socrate ed è parente di Platone, Crizia. Il tiranno di Atene, il capo dei 30 tiranni, è Crizia, che è stato da giovane allievo di Socrate, che è zio di Platone. Quando i 30 tiranni cadono dal potere e Socrate verrà per tanti motivi processato, anche per il fatto che, secondo i democratici del potere, non ha preso le distanze dal governo dei tiranni, non l'ha accusato, i democratici che tornano al potere accusano Socrate di essere vicino al governo dei tiranni. E Policrate, che è testimone del processo, ci scrive un'opera,
non apologia a Socrate, processo a Socrate, che ci descrive il processo. Incrociando le fonti, possiamo dire che il processo c'è stato, la condanna a morte c'è stato, molte delle accuse sono quelle che riporta anche Platone. Platone ne riporta alcune di filosofiche, invece Policrate ci racconta più quelle politiche. E quella politica è, caro Socrate, tu durante il governo dei tre tiranni sei stato alleato di essi, non li hai criticati. È chiaro? Dunque Policrate è una fonte importante per questo motivo, perché ci descrive il processo da un uomo democratico, da un punto di vista democratico, dunque dal punto di vista degli avversari di Socrate, ma non degli avversari aristocratici come era Aristofane, ma degli avversari democratici, appunto, come era Policrate. Poi ci sono altre fonti. Io ho segnato Senofane perché è importante? Perché ci presenta un altro Socrate. Un Socrate incredibilmente più guru, santone. Il Socrate di Senofane è un Socrate della vita quotidiana. E come è descritto Socrate? Qui abbiamo tantissime notizie. Socrate che passava tantissime ore del giorno in strada per la città, parlando con i ragazzi, andando a disturbare le persone, volendo metterle in contraddizione. Insopportabile il Socrate che ci descrive. È un Socrate che usciva di casa per comprare il pane, tornava a casa 2 giorni dopo con il pesce. E Santippe, sua moglie, ma noi cosa ce ne facciamo di un marito, di un padre così, che non si preoccupa neanche del mangiare dei suoi figli? E lui rispondeva che aveva di cose più importanti di cui parlare, però a casa il pesce l'ho portato per poter mangiare. Ci raccontano tantissimi aneddoti. Socrate era brutto tendenzialmente, aveva questi occhi che uscivano quasi dalle orbite, un naso non patatone, eccetera, eccetera. E Senofone ci dice che è deciso un giorno di andare a un concorso di bellezza. Cioè, Socrate, brutto, partecipa a un concorso di bellezza. Perché? Perché lui vuole dimostrare che la bellezza esteriore non è nulla se non c'è la bellezza interiore. Allora si presenta di fronte alla giuria, c'erano gare di bellezza nel mondo greco ovviamente, e lui va a dire che c'è bellezza esteriore più quella interiore che fanno il bello non è soltanto quello esteriore. E allora si presenta e quando è ora di sfilare, lui non solo sfila, ma si mette a parlare cercando di convincere la giuria del fatto che lui è quello degli altri. E comincia a dire quali sono gli occhi più belli, gli occhi così piccoli incastonati nelle orbite che possono poco vedere, o gli occhi che fuoriescono, che sono molto, molto grandi, che hanno una visuale quasi 180 gradi, che riescono ad abbracciare la bellezza del mondo? Quali sono i nasi più belli, quelli piccoli incastonati, proporzionati, che poco profumi, odori può sentire, o quelli più grandi che riescono a cogliere la bellezza dei profumi, gli odori, le sensazioni? Okay? Quali sono, come nel cavallo, qual è il cavallo che corre meglio? Il cavallo con le gambe lunghe, il cavallo con le gambe medie, il cavallo con le gambe corte? Qual è lo scudo che difende di più? Lo scudo piccolo, proporzionato, che ha un bel colore, che va pandan con gli abiti, o lo scudo più grande e resistente? Perde la gara, nonostante abbia cercato di convincere la giuria non lo fa vincere, i giurati non erano sciocchi, però ha cercato di vincere a parole una gara di bellezza e io soltanto per questo motivo gli avrei assegnato ovviamente la vittoria. Cioè andare a una gara di bellezza e cercare di vincere, no? E c'è un po' il tentativo, no, di mettere insieme bellezza fisica e bellezza interiore. Se ci pensate, alcuni programmi che voi guardate, quelli di lezione di Miss o Mister qualcosa, vorrebbero a un certo punto emettere degli elementi socratici. Arrivano in Miss Italia, sfilano, e cosa fa il presentatore? Qual è il romanzo preferito? Ma lei, io le voto le sue cosce, i suoi glutei, il sorriso, gli occhi, il décolleté, ma c'è quel momento in cui devono dimostrare di essere comunque delle ragazze che sanno quale periodo storico, poi la gara dell'ultimo Miss Italia, la seconda guerra mondiale, è chiaro, cosa fare il tempo libero, volontariato, aiuti bisognosi, ciechi, disagi, cioè risposte che si